Lunedì 2 marzo, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Come avete sentito dai titoli, apriamo il telegiornale occupandoci di una piaga sociale che sta assumendo sempre più spessore, purtroppo negli ultimi tempi. Il servizio di Francesca Olivetti che ci parla dei debiti. Un circolo vizioso, un vortice che ti prende, ti trascina giù. Anche qui in Alto Adige la trappola è scattata. Uno slogan chiaro ed efficace per puntare i riflettori su debiti e indebitamenti. Nulla di più facile, si potrebbe aggiungere, visto il bilancio degli ultimi 10 anni. Si sono recate più di 8.000 persone e famiglie al nostro servizio, abbiamo avuto più di 45.000 contatti, nel senso che oltre alla consulenza abbiamo fatto anche consulenza telefonica, contatti con i creditori, lettere, il vario lavoro che consiste in questa cosa. Il debito medio dei nostri clienti si aggira attorno ai 60.000 euro. Negli ultimi 10 anni il reddito dei nostri clienti è aumentato soltanto del 24%, mentre il debito medio è aumentato del 50%. Ciò vuole anche dire che le persone, il reddito non aumenta in proporzione alle spese che ci sono da affrontare. Una campagna di sensibilizzazione messa in piedi dalla Caritas per aiutare i cittadini altoatesini e metterli a confronto con il tema dell'indebitamento privato, perché le misure per prevenirlo ed affrontarlo si possono prendere. Questo è molto importante, che le persone vengano informate. Dall'altra parte gli diamo un aiuto come possono trovare una soluzione per la loro situazione difficile, e dall'altra parte è anche sempre da fare col psicosociale, perché una persona che ha dei problemi finanziari subito si sente come persona intera fallita. Questo vuol dire un fallimento finanziario, per tante persone vuol dire anche un fallimento personale. Informarsi bene, calcolare il bilancio annuale, quello delle entrate fisse, quello delle spese fisse e delle spese variabili, essere insomma preparati e pronti a non far scattare la trappola.